Ciao ragazzi, siamo in Mindcoderser. Whisper Challenge, ovvero noi ascolteremo la musica alta con queste cuffie e uno cercherà di dire la frase, mentre quello che ha le cuffie con la musica alta dovrà cercare di indovinare la frase. Naturalmente si inizierà per ogni frase da 15 punti. Se la persona con le cuffie non riesce ad indovinare la frase, può abbassare il volume di una tacca alla volta, però questi si andranno a scalare i punti, quindi 15, 14, 13, 12, ok, alla fine chi ha più punti vince. Quindi se è tutto pronto, cominciamo! Vai ragazzi! Peace. Quindi parte lui con le cuffie, buona fortuna. Grazie. Suddividerò le 5 canzoni in 3 fasi, una facile, 2 medie e 2 difficili. Quindi partiamo subito con la facile. Buona fortuna Marco. Grazie cazzo. Quando diciamo non riesci a sentire, dimmi abbasso, ok? Ogni volta che non riesci a sentire. Vado. Andiamo con la prima frase. Naturalmente non vedere qua però. Vai. La scuola fa schifo. La scuola fa schifo. Vabbè, questa era la facile. Ora si parte con la media. A me piace l'educazione fisica. A me piace l'educazione fisica. Derrotto per la penna. Mannaggia te. 15 punti. Perfetto. Sta andando bene per lui, naturalmente. Si parte con la terza canzone, prego. Il telefono serve per comunicare. Il telefono serve per comunicare. Le azzeccate tutte e tre, bello. Si parte con la quarta canzone. Vai, vada, non ci gesti. La tastiera serve per scrivere. La penna serve per scrivere. No, la abbasso di una. Se la controllo. La tastiera serve per scrivere. Prego, senza toglierli. Abbasso. 13 punti. La tastiera serve per scrivere. La tastiera serve per scrivere. Bravissimo. Perfetto, si parte con l'ultima canzone. La musica fa rilassare. La musica fa ridere. No. Abbassiamo di uno. La musica fa rilassare. La musica fa cantare. No. La musica fa rilassare. La musica fa incazzare. No. Siamo a 12, raga. La musica fa rilassare. La musica fa rilassare. Sì. Oggi gioco a calcio. What the fuck? Ok, sì. No. Sì, è passato. 14. Oggi gioca a calcio. Oggi gioca a calcio. Sì. No. Vai con la seconda. È una bella giornata. Oggi è una bella giornata. No, togli solo oggi. Vai a quel paese. Io ho detto una bella giornata. È una bella giornata. Oh, senti, io ho sentito oggi una bella giornata. Puoi vedere che sei scritto oggi? Vabbè, non ho sentito oggi, ma comunque ho detto una bella giornata. Vabbè, una bella giornata, dai, la devo dire. Vabbè, ok. Sì, hai detto le foto. Ok, metti bene, non c'è punto, tranquillo. No, dai, metti 14, un attimo. Io vado alla festa. What the fuck?
Io vado alla festa. Vado alla festa. Io vado alla festa. Io vado alla festa. Tu dici? Io ho detto vado alla festa. La frase è io vado alla festa. Siamo quelli. Non so cosa devi dire, secondo te? Non qui, ci posso perché... Sì. Vabbè, non l'ha detto lui, dai. Io sono uno youtuber. Trita! Io sono uno youtuber. Io sono uno youtuber. Oh, grida però! Io sono uno youtuber. Allora, ho sentito io sono con... Raga, non si sente niente. Veramente. Io non sto abbassando la voce come dice lui. Scusate. Sai, scendiamo. Vada. Io sono uno youtuber. Ah, io sono lo youtuber. Uno youtuber. Uno youtuber. Oh, madonna, messi articoli. Quanto che sia corretto, no? Io sono lo youtuber, io sono uno youtuber, cioè. 14. Ultima. È terribile comunque, eh. Io non sto sentendo adesso ad intuito. Ok ragazzi, si parte con la quinta canzone. La più difficile. La tua macchina è nuova. Scusate raga. Scusate. La canzone è capitata su un momento in cui non c'era audio, quindi ho sentito una macchina nuova, ma solamente perché l'audio si era interrotto. Sapete quelle canzoni house che fanno silenzio? Là ho sentito la frase di Marco, quindi potrei pure dire una macchina nuova, ma poi sarebbe scorretto. E volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Rimetto di nuovo una frase. Che è capitato proprio su quel momento in cui non c'era musica, quindi ho sentito subito. Puntata? Sì. Posso andare? Io abito in campagna. Io abito in campagna. Sì, tu. E vai! 15 punti! 15 punti! Ragazzi, prima di dare l'esito finale, ora mettete pausa al video e andate a scrivere sotto nei commenti chi vincerà secondo voi. Dai ragazzi, fatelo, forza, vi aspettiamo. Ok ragazzi, è il momento dell'esito finale. Per rendere la cosa più, diciamo, più gustosa, abbiamo deciso che sarete proprio voi a scegliere la pendenza. Qual è? La sceglierete proprio voi nei vostri commenti. Basta che non sia una penitenza. Basta che sia una, non sia una penitenza troppo dura. Sennò poi non faremo niente. Però dovrete scegliere voi. E adesso ragazzi vi diremo l'esito finale. Chi si beccherà la penitenza? Ok ragazzi, esito finale. Diciamo siamo stati bravi tutti e due, ma con un minimo di 2 punti, per una differenza di 2 punti, uno avrà la penitenza. Allora, io ho totalizzato 72 punti, mentre Marco ha totalizzato esattamente 70 punti. Quindi ragazzi, la penitenza se la becca lui. Quindi scrivete nei commenti la penitenza e aspettiamo i vostri commenti. Quindi ragazzi, il video è giunto alla fine. Iscrivetevi, mettete mi piace, like. E il prossimo video sarà sulla mia penitenza. Sarà sulla sua penitenza, va bene. Poi a parte questo ci sarà Clash Royale, che abbiamo fatto la nostra prima collaborazione, andatela a vedere. Quindi ragazzi, più sostegno ci date e più andrà avanti il canale. E quindi il video è giunto alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.